Troppo forti, perfino per un film d'animazione. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 personaggi dei film Disney esageratamente potenti. Can you stand on your head? Ma prima di incominciare, ragazzi e ragazze, bimbi e bimbe di ogni età, sappiate che pubblichiamo nuovi video ogni giorno, quindi se questo vi piacerà, iscrivetevi, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Diamo un'occhiata a tutti i personaggi made in Disney con poteri che vanno ben oltre l'overpowered, essendo spesso e volentieri divinità, esseri sovrumani e quant'altro. La cosa bella è che sono anche molto spesso cattivi, ma pur con i peggio poteri non riescono a non farsi prendere a sberle dal protagonista di turno. Ah, e parliamo solo di film, niente serie d'animazione TV, quelle sono per un'altra volta. Alla numero 10, il dottor Facilie, nella principessa e il ranocchio. I got voodoo, I got hoodoo, I got things I ain't even tried. And I got friends on the other side. Ragazzi, quando uno ha gli amici nell'aldilà, ci sta che fa il figo come Mr. Facilie, il nostro suadente ciarlatano col baffetto carismatico. Enchanté. A tip of the hat from Dr. Facilie. E sarebbe anche una cosa fichissima di per sé avere gli amici dell'aldilà, considerando che a New Orleans il mister ne combina di tutti i colori e voodooeggia a destra e a manca, trasformando la gente in rane, lanciando incantesimi di magia nera nel tempo libero. L'unico problema è che agli amici dell'aldilà gli girano facilmente e tu puoi anche essere amico loro, ma il contrario non sembra essere garantito e perciò li va a conoscere di persona, gli amici dell'aldilà. Ma così impara, perché trasformare una persona in ranocchio non si fa. Alla numero 9, Merlino nella spada nella roccia. My magic is used mainly for educational purposes. Ma il potere più enorme nella storia Disney è stato affidato a un uomo più rincoglionito di questo. Merlino è un mago geniale, dai poteri smisurati, e non ci fosse lui, Artù diventerebbe re l'anno del mai, perché anche lui non è che sia sta cima. Però è innegabile che sia un attimino confuso il nostro stregone, anche se usa i suoi poteri solo per fare il bene, ovviamente. Ci rimette a posto la casa, ci fa volare i libri, ci spruzza i colori dalla bacchetta, ci si trasforma in un tricheco e tutte queste altre cose molto utili. Ma ci va anche in vacanza alle Bermuda, quindi vedete che il nostro nonnettino, che fa quello con la testa tanto tra le nuvole, alla fine tanto scemo non è. One big modern mess. Alakazam! Alla numero 9, Ursula nella Sirenetta. It's a talent that I always have possessed. Oh, ecco una cattivona che sa come gestire i suoi affaracci da cattivona Disney. Regola numero 1: devi sembrare la più buona del mondo. Ecco, magari così non lo sapevo. Regola numero 2: devi ingannare il buono di turno, perché in realtà sei il diavolo travestito. Le povere sfortunate anime che finiscono nelle sue mani, per la verità prima non sapevano neanche che cosa fosse la sfortuna. But on the whole I've been a saint. To those poor unfortunate souls. A suon di gente mutata in alghe, parlantina convincente, tridenti, lanciafulmini, trasformazioni in colossi di 100 metri. È veramente troppo forte, ma sappiamo bene che nulla può contro la forza dell'amore. Now, do we have a deal? Alla numero 7, Maui in Oceania. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea. I am one Hero of men. E restando in tema oceano, che è un ambiente abusatissimo dai film Disney per dar vita a divinità colossali dai poteri ancora più colossali, andiamo con questo filmone di 2 anni fa, in cui la giovane Vaiana è aiutata nella sua missione da Maui, il pacioccoso mezzo maori polinesiano, che però a tempo perso è anche un semidio del mare con poteri, indovinate, di mutaforma. Can you shapeshift or something? You see my hook? No magic hook, no magic power. Sì, perché se non muti forma in questa lista non sei veramente nessuno. Oggigiorno il classico compagno di viaggi bonario con tendenze passivo-aggressive che deve redimersi da un passato tragico. Una storia che abbiamo già sentito altre volte, ma le altre volte gli altri non avevano dei tatuaggi senzienti addosso. Allora. Blow dart and my butt cheek. Alla numero 6, la fata turchina in Pinocchio. Prove yourself brave, truthful and unselfish and someday you will be a real boy. Un potere smisurato. E lo sapete cos'è? La pazienza. Dico, la fatta turchina non so neanche come fa a stare dietro a quell'imbecille di Pinocchio, che gli dici una cosa, gli entra da un orecchio e gli scappa dall'altro. Usa la coscienza, va da mangiafuoco. Sii sempre cauto, segue il gatto e la volpe, dopo un pochino basta. E non ci diventi un bambino vero per Diana. And always let your conscience be your guide. Ma la fata turchina è cara e bellina e sempre bonina. Non si spazientisce mai, compare, anima un burattino, dà la vita alle cose, sta lì a impartire lezioni di vita e dopo aver avuto la calma di vedere quel burattino sbagliare tutto, gli dà anche la vita vera. Santa subito. And
Someday you will be a real boy. Awake, Pinocchio. Awake. Alla numero 5, Malefica, nella Bella Addormentata nel Bosco. Wow. This is a pleasant surprise. Una versione dark e infuriata col mondo della fata turchina, Malefica. Si arrabbia perché non la invitano a una festa, signori. Tenta l'omicidio della figlia del re perché non la invitano a una festa. Non so se ci spieghiamo. L'incarnazione del male come ce ne stanno poche nei film Disney, oltre che essere una stregona iperpotente, è anche stilosissima. Touch the spindle. Touch it, I say. Con un completo firmato Medieval Armani e con quei colori micidiali, come si trasforma lei in un dragone assassino? Non si trasforma nessuno. Strano, tra l'altro, che sia una muta forma, eh? Ma va, peccato che anche stavolta ci tocchi di vedere la forza dell'amore trionfare su tutto. Fosse stato per me, vinceva lei. Mediaticamente ha vinto, ci hanno fatto anche un film live action. Alla numero 4, Elsa in Frozen. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Da grandi poteri deriva anche magari il dover riuscire a controllarli, se no buonanotte? Diceva così lo zio Ben, no? Ecco, Elsa dispone di un potere smisurato. La regina, traumatizzata da bimba per le sue abilità che gli permettono di controllare il gelo e il ghiaccio, con le quali ovviamente fa del male alla sorellina Anna. E per una volta abbiamo un personaggio che ha troppi poteri e manco vorrebbe averceli. Thank you. I never knew what I was capable of. Elsa la vive un pochino male questa cosa, infatti sopprimendo le sue abilità è isolata e il regno vive in un eterno inverno. Ma il lato positivo è che può creare pupazzi di neve viventi. Ma voglio dire, chi è che non vorrebbe tale potere? No, I'm not leaving without you, Elsa. Yes, you are. Alla numero 3, Ade in Hercules. What are those? I don't know. I thought they looked kind of dashing. Mai un cattivo usurpatore è stato più demenziale del nostro dio a cui si spengono i capelli. Interessato allo stesso modo sia a conquistare l'Olimpo uccidendo tutti, che al fatto che i suoi dipendenti non portino articoli firmati del brand di Hercules, Ade può fare letteralmente ogni cosa, essendo il dio dell'oltretomba. Ma c'è da dire che, a parte liberare i titani verso il finale del film, la maggior parte del tempo la passa a fare l'imbecille una scena sì e quell'altra pure. Hear that sound? It's the sound of your freedom, fluttering out the window forever. Comunque c'è da dire che la sua potenza è dimostrata dal fatto che lo faccia a strisce a Zeus, prima che arrivi il bell'imbusto a salvare tutti, ovviamente. Peccato, devo dire, perché ho sempre fatto il tifo per lui. This ought to even the odds. Alla numero 2, Chernabog o Chernabog in Fantasia. Piccolo Chernabog, il demone della notte, appare in uno dei capitoli dello strepitoso Fantasia che, ragazzi, dovete vedere. So che 1940 nella data fa un pochino paura perché uno dice, ma è vecchio. No, vedete. Comunque, questo diavolo in persona prende vita la notte, evoca demoni e getta le sue vittime in fiamme infernali. Il tutto essendo anche un super figo di prima categoria. Guardate che stile, che aspetto imponente. Cattivo per il puro gusto di esserlo. E per una volta non sono l'amore o l'amicizia a fermarlo, ma è la luce del mattino che ogni volta che arriva lo acceca e lo rimette a dormire. Poi arriva la notte e si ricomincia. Una piccola debolezza, ma è il prezzo da pagare per essere il meglio cattivo del reame. Alla numero 1, il genio in Aladdin. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Tutti questi poteri al servizio della stupidità più totale. Beh, questa palla azzurra fuori forma col pizzetto stiloso è probabilmente la creatura dotata dei poteri maggiori che Mr. Disney abbia mai portato su schermo. L'unico problema è che è completamente pazza. Ma dopo un pochino, se sei Aladdin, ci fai l'abitudine o diventi scemo anche tu. Come tutti sapete, realizza i 3 desideri, che aprono possibilità infinite. Phenomenal cosmic powers! È un minuscolo spazio vitale! Ma tutto impallidisce di fronte alle sue capacità di trasformazione, grazie alle quali trasforma Abu in una macchina. E nessuno si chiede che cosa sia una macchina. Fa venire la corrente elettrica, si trasforma in un plotone di poliziotti coi manganelli. E nessuno sembra notare questi lievi anacronismi. Fa parte anche questo dei suoi poteri, immagino. Che idee, ragazzi. Thank you. Whoa. Allora, piaciuta questa lista Disney? Era da un pochino che non ne facevamo, è vero, ma mi sa che ricomincerò perché in effetti sono tra le più divertenti, probabilmente. Ah, mi raccomando, allora guardate anche queste altre top 10 a tema film d'animazione e mi raccomando, iscrivetevi a Watch Mojo Italia.